Lavori in corso delle istituzioni sulle malattie rare non sono dimenticate. Obiettivo della riforma è migliorare la presa in carico e la qualità di vita dei pazienti rari. Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita, che nell'Unione Europea è fissata in 5 casi per 10.000 persone, con un numero di malattie rare conosciute e diagnosticate che oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, in aumento con i progressi della ricerca genetica, interessando 30 milioni di persone nell'Unione Europea. In Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, il 29%, e quelle del sangue e degli organi ematopoietici, il 18%. A distanza, oramai di qualche anno, dall'inserimento nei protocolli delle nuove terapie per queste malattie rare, emerge la necessità di un confronto tra regioni virtuose che possa approfondire come l'organizzazione dei percorsi di cura si sia adeguata a questi nuovi scenari prodotti dall'innovazione. Le malattie rare erano state individuate come aree di interesse prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279-2001, regolamento di istituzione della Rete Nazionale Malattie Rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie. Questo decreto istituiva la Rete Nazionale delle Malattie Rare per la prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da presidi sanitari appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni, tutte le regioni hanno definito la loro rete delle malattie rare, istituito registri per la raccolta dati confluenti, come indicato nel decreto sopracitato, nel Registro Nazionale Malattie Rare. L'attività epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle capacità assistenziali della rete a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con malattie rare e delle loro famiglie. La legislazione sulle malattie rare però non è ferma. Infatti, lo scorso 26 maggio alla Camera dei Deputati è stato approvato il testo unico malattie rare e farmaci orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico-terapeutico personalizzato, che consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi sociosanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati, di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni, di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca.